Terzo pari della stagione in campionato per l'Aquila, fermata sull'1-1 al Gran Sasso a Concia dal Delfino Curi Pescara. La cronaca si apre al 13° con una iniziativa di marca aquilana. Tiro di Sarrizzo sporcato da un difensore ospite sul pallone vagante, prova ad avventarsi Santirocco ma viene anticipato dall'uscita di Calore. Tre minuti dopo ancora i rossoblu propositivi, punizione insidiosa di Corticchia, Calore allontana con i pugni. Bell'azione manovrata dell'Aquila al 20° lancio di Carbonelli, tacco di Marchionni che trova Santirocco, il cui colpo di testa è però debole e facile preda di Calore. Un minuto dopo si fa vedere il Delfino Curi, punizione tagliata di Gobbo Carrera, spizzata di Salvatore a centro area, la sfera si perde di poco sul fondo. Gli ospiti al 31° hanno una nuova opportunità, errore di Corticchia in fase di impostazione, Giulio Dori fa sua la sfera e ci prova dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa. Al 33° la gara si sblocca con il vantaggio dell'Aquila, angolo di Corticchia battuto da destra, Marchionni a centro area va perfettamente in torsione e in sacca alle spalle di Calore. Per l'esterno offensivo rossoblu, settimo centro in campionato, il primo tempo finisce così. Ripresa, quattro giri di lancette, Marchionni smista palla verso Carbonelli che da appena dentro l'area va al tiro dopo aver addomesticato la sfera, miracolo di Calore che a una mano alza in calcio d'angolo. L'Aquila amministra, il Delfino Curi per provare a impensierire Barbagallo si affida alle palle inattive, come accade al 21° punizione del neoentrato Sabatini, palla alta sopra la traversa. Poco di rilevante da segnalare fino al 40° quando gli ospiti trovano la rete che riequilibra la partita. Il Delfino Curi beneficia di un angolo contestato dall'Aquila, battuta dalla destra, Paolilli svetta più in alto di tutti e in corna. Barbagallo prova ad opporsi ma dopo che la sfera ha varcato completamente la linea di porta. Subito dopo l'Aquila ha l'occasione per portarsi di nuovo in vantaggio ma D'Ercole di testa sciupa da posizione più che favorevole. I rossoblu di casa ci provano fino all'ultimo dei 6 minuti di recupero ma la retroguardia della Delfino Curi regge bene l'orto e blinda il pari finale. Domenica eccellenza di nuovo in campo per l'ultima giornata di andata, l'Aquila sarà di scena ad Ortona, il Delfino Curi Pescara riceverà il Giulianova. Penso che per occasione da gol penso che meritavamo anche di vincerla, però questo è il calcio, quando porti la partita 1-0 per tanto tempo, quando una squadra che è difficile da incontrare perché l'ho detto già ieri, il dispiacere è prendere gol su un calcio d'angolo che tra l'altro non era calcio d'angolo, ma siamo stati disattenti perché in quel momento eravamo, con l'entrata di Scipione eravamo ancora più forti a livello aereo e purtroppo abbiamo preso gol su una cosa che in quel momento eravamo più forti. Rimane il rammarico che sicuramente potevamo fare il 2-0 in diverse circostanze, non l'abbiamo fatto, poi quando porti la partita così fino alla fine purtroppo succede quello che è successo oggi, però continuiamo la striscia positiva, dispiace per il gol preso e dispiace pure per i due punti lasciati persi per strada, perché poi era importante pure vincere, perché vedendo il risultato anche del Giulianova poteva essere un risultato importante, però andiamo avanti, purtroppo il percorso del campionato è questo, ci possono stare dei pareggi, poi oggi abbiamo portato a casa un punto, abbiamo guadagnato un punto sul Giulianova, sicuramente abbiamo perso due punti sull'Angolana perché dobbiamo guardare anche l'Angolana, però continuiamo il nostro percorso e pensiamo già a domenica. La nostra è una squadra giovane, per cui mette determinate caratteristiche in alcune partite dove sente di potersi permettere qualcosa e a volte sbaglia questo atteggiamento. E quando invece prende coscienza che non può scherzare, lo stesso atteggiamento tattico porta a delle interpretazioni diverse, non dal punto di vista proprio del sistema di gioco, ma dal punto di vista di quei palloni che poi fanno la differenza in questo campo. Il gol che abbiamo preso è stato su palla inattiva, quindi è attribuibile a una disattenzione di un ragazzo che ha scambiato la marcatura per errore, ci aspettavamo Marchionni sempre la battuta, ma invece è andato a battere Corticchia, ha fatto col Marchionni che per un attimo è rimasto senza uomo. Questo ti fa capire quanto i giocatori dell'Aquila abbiano qualità in un attimo, per cui sono veramente contento di quello che ho visto oggi, perché a differenza dell'anno scorso dove avevamo il medesimo risultato avevamo subito tantissimo, il primo tempo poteva finire con un risultato tennistico e abbiamo pareggiato più per inerzia e fortuna che per meriti. Oggi secondo me nella prima mezz'ora abbiamo avuto più meriti della squadra avversaria, considerando anche il confronto tra le due squadre.
E poi dopo aver preso il gol non ci siamo disuniti, non abbiamo pensato cose che non si possono pensare all'Aquila, di pareggiare in due secondi o di fare tre azioni, adesso vado, faccio, non faccio niente. Abbiamo difeso sempre meglio col passare del tempo, un risultato che ci permetteva di giocarci qualcosina alla fine. Poi è chiaro che ci vuole un pizzico di fortuna, però anche noi abbiamo fatto gol su pallina attiva, credo che su questo la fortuna sia stata di entrambe le squadre.